Alberto Matano. Violenta aggressione alla vita in diretta. Scena molto forte. Alberto Matano sconvolto per l'aggressione alla troupe. Scena molto forte. La puntata di oggi della Vita in diretta, venerdì 21 aprile, è stata contraddistinta da una violenta aggressione subita dall'inviata Barbara Di Palma e dalla collega di Ore 14 Tatiana Bellizzi. Il conduttore sconvolto e senza parola ha aperto la trasmissione annunciando l'aggressione parlando di «scena molto forte» e di «tensione altissima». E poi ha spiegato nel dettaglio che l'inviata del suo talk e quella del talk condotto da Milo Infante stavano documentando la triste vicenda della morte di Marzia Capezzuti, la 29enne uccisa nel Salernitano. La collega di Ore 14 Tatiana Bellizzi, rimarchiamo che eravamo in un luogo pubblico ed aperto. Ha spiegato ancora sconvolta la Di Palma. Il conduttore, infine, ha voluto esprimere la sua solidarietà alle due inviate e poi ha ringraziato il presidente dell'Ordine dei giornalisti e tutti i colleghi che in queste ore hanno voluto dimostrare la loro solidarietà e vicinanza a Barbara Di Palma e Tatiana Bellizzi. La Di Palma, inoltre, è stata vittima di un'altra aggressione pochi giorni fa quando un testimone ha cercato di investirla con la macchina. Milo Infante si sfoga duramente in difesa delle due inviate. Vergogna. Non solo Alberto Matano ha la Vita in diretta, ma anche Milo Infante ad Ore 14 ha ampiamente parlato della vile aggressione subita dalle due inviate e, sui social prima della puntata, si è duramente sfogato. Vergogna. Aggredire due giornalista che svolgono il loro lavoro. Un abbraccio a Barbara Di Palma e Tatiana Bellizzi. Clima tesissimo a parte. Oggi il conduttore nel suo consueto tavolo ha avuto ospiti tra gli altri Francesca Barra ed Elisa Isoardi, mentre di recente ha annunciato un fiocco rosa nel talk di Rai 1.